Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo i preferiti del mese di giugno. Giugno per me è stato un mese intensissimo perché sono successe un sacco di cose, delle quali vi parlerò fra un po'. Nel frattempo, prima di iniziare il video e prima di parlarvi di tutte queste cose meravigliose, vi ricordo che se volete supportare il mio canale, se quello che propongo vi piace, vi diverte, vi interessa, insomma, vi fa qualcosa, detto così orribile, iscrivetevi assolutamente ed attivate la campanellina che trovate qui sotto per essere sempre aggiornati sui miei video. In più, seguitemi sui social, mi raccomando, su Instagram, ho anche una pagina Facebook e ogni tanto torniamo e se vi capita ricordatevi anche che per i vostri acquisti Amazon potete utilizzare il link che vi metto giù nell'info box, così io ne ricevo una piccola percentuale, a voi non cambia nulla, ma mi aiuta ovviamente a sostenere il mio canale. Vi ringrazio, questa è la fine della parte promo. Passiamo ai preferiti. Partiamo come sempre dalla sezione musica. Questo mese devo dire che sono uscite un sacco di cose interessantissime e bellissime e io ne ho recuperato un po'. Diciamo che forse i dischi del mese potrebbero essere tre, che ho ascoltato abbastanza. Il primo è ovviamente il disco che ha portato insieme Beyoncé e Jay-Z, ovvero i Carters, e si chiama Everything is Love. Abbiamo capito, secondo me, dopo questo disco che Beyoncé ci vuole far piacere. Cioè, a me Jay-Z piaceva già prima, ok? Mi piace da solo come rapper. Non riesco a farmelo piacere nella loro relazione in generale, non sono una grandissima fan di questa power relationship, anche se adoro entrambi, ma diciamo che il messaggio di questo disco è Beyoncé ci vuole, fa piacere Jay-Z. Mettetevelo in testa. A parte gli scherzi, secondo me è un disco bellissimo, con una produzione pazzesca. Mi sta veramente tanto poco a cuore, per dirla carinamente, il fatto che continuino a spingerlo su Tidal e nessuno ha Tidal, ok? Nessuno farà Tidal per questo disco, però secondo me è un po' come Lemonade, un disco evento, un disco dove c'è un racconto continuo, dove si diffondono diversi messaggi, c'è una ricerca musicale e tutto. Insomma, è un disco che ho ascoltato molto piacevolmente. Forse non è il disco della vita, non ci sono dei pezzi che ti rimangono così tanto come magari negli album passati, eccetera, eccetera, ma è comunque un lavoro validissimo, quindi bravi. L'altro disco che ho ovviamente ascoltato tanto perché è un'artista che amo molto da quando ho iniziato a seguirla un annetto fa circa, e sto parlando di Georgia Smith, che è uscita con l'album Lost and Found. Georgia ha questa voce pazzesca che è veramente quasi commovente, è un'artista, potremmo dire, tra l'R&B, il soul, tutte queste cose molto mescolate, anche attualizzate. E che ho amato, se Let You Down è un pezzo che ti uccide, proprio ti pugnala allo stomaco, e da lì io mi sono innamorata e l'ho sempre seguita tantissimo. E finalmente ha raccolto un po' tutto in questo che è il suo album di debutto, che ha pezzi veramente molto belli, passa dall'intimità quasi molto profonda a momenti un po' più leggeri, ma mai troppo superficiali. È una songwriter davvero molto brava e ha questa voce pazzesca. Io ve la consiglio molto giù, ovviamente vi linko tutto come sempre. L'ultimo disco invece che ho ascoltato tanto è un disco di una band italiana che io seguo da diversi anni e che dopo aver partecipato a X Factor l'anno scorso, non come band, cioè non è entrata tra i finalisti, ma in fase di selezione, secondo me avevano fatto un'egregia figura, sono i Belise. I Belise sono questa band lombarda che è veramente molto particolare, è nuova, secondo me è molto fresca nel panorama italiano e sono super bravi. E quindi è uscito il loro nuovo disco che si chiama Graffiti pochi giorni fa, penso un paio di settimane fa, e con pezzi che avevamo già sentito come piano sequenza, ma anche singoli nuovi e pezzi nuovi, quindi ve lo consiglio molto. Sono molto atmosferici, hanno questa ricercatezza nei suoni pazzesca e ascoltateli, non posso dirvi altro. Singolo del mese, anche se in realtà sono un mese in ritardo, ma già ve lo volevo citare prima, ma poi in realtà mi sono ritrovata ad ascoltarlo molto di più a giugno, ed è il singolo di Setti che si chiama Mi Mancavi. Setti sta per uscire con un nuovo disco e questo è il singolo che anticipa tutto e secondo me è forse uno dei pochi singoli
indie che non finisce nella parte di cantautorato italiano, anche se ne avrebbe forse molto più diritto, ma rimane nel genere indie in maniera molto interessante, molto carina. È un singolo che ti rimane in testa. Il video è bellissimo ed è divertentissimo, quindi dateci un'occhiata se vi capita. Ed è veramente, parla di questa relazione che non è assolutamente sana. Eppure va avanti e secondo me lo fa con delle metafore molto, molto carine, molto interessanti. Quindi lo fa in questo modo molto divertente, molto scanzonato, un po' ricorda anche Battiato per alcune cose, proprio per questa attitudine molto. Non lo so. Ascoltatevelo, che secondo me è una bella cosa da sentire. I concerti del mese sono due per motivi molto diversi in realtà. Uno è Fantastic Negritos, che io ho visto al Coco Summer il 7 di giugno. E è un artista che a me non avevo praticamente mai sentito, dal vivo è una cosa pazzesca, quindi è stata una buona scoperta che ora mi riascolterò veramente tanto, dal vivo una band pazzesca, eccetera, eccetera. Invece l'altro concerto che è del 23 di giugno, del 27 di giugno, sempre al Covo Summer, è di Maria Antonietta. Maria Antonietta, sapete che ve ne ho già parlato, nei preferiti di aprile, ha fatto un disco che mi ha proprio colpito tantissimo. Devo dire che il concerto di per sé è molto strano. Nel senso che a Bologna era veramente molto scazzata, potremmo dire, non era presa benissimo, quindi questo ha influito comunque tanto. Però i pezzi sono talmente belli che rivederli e riproporli dal vivo per me è stato bellissimo, e quindi non potevo fare altro che non segnalarvela anche qua. Passiamo invece a film e serie TV. Questo mese ho visto un sacco di film, devo dire, più del solito, un po' meno serie TV, anche se ne ho recuperate diverse. Questo mese ho recuperato una serie del 2009 che c'è su Amazon Prime, che è Parks and Recreation. È una serie assurda e divertentissima, con questa satira tagliente e che segue la storia di questa piccola comunità e della sezione di parchi e strutture ricreative, credo sia in italiano, ovvero un ufficio, l'ufficio parchi e strutture ricreative, che in maniera totalmente inefficiente e mettendo proprio in luce tutte le contraddizioni, le pecche e i difetti, in maniera molto ridicola, tutto ciò che accade dentro un ufficio pubblico che cerca di proporsi e cerca di fare cose. Non solo, è proprio veramente molto divertente perché è girata con questo stile tipo falso documentario che segue i personaggi, che cerca di entrare in piccole storie che però diventano completamente fallimentari perché i personaggi sono di per sé fallimentari in quello che fanno, in quello che propongono, ed è divertentissima perché poi tra l'altro trovate davvero personaggi comunque magistralmente costruiti. È la classica serie corale comica che se non fosse composta da questa piccola società di folli non avrebbe senso di esistere. Ci sono Chris Pratt, c'è Aziz Ansari, c'è Aubrey Plaza, cioè comunque è una serie che cresce comunque anche nel corso della sua narrazione ed è veramente divertentissima. Ma allo stesso tempo dà spunti estremamente interessanti in maniera molto sottile, per questo che io la trovo geniale e ve la consiglio assolutamente. L'altra serie che ho proprio adorato questo mese invece è un prodotto ovviamente BBC che si chiama Piccole Donne. È una miniserie che era in onda su Sky, credo sulla F, e io ho visto tramite Sky Go. Devo dirvi che non ero convinta di vederla perché io ho un legame anche molto forte col vecchio film di Piccole Donne e generalmente sono sempre un po' dubbiosa su alcune cose, ma c'è la firma BBC che è praticamente sempre una grande garanzia. La serie è meravigliosa, ha una ricostruzione pazzesca perché, come sempre, BBC cura i dettagli, cura tutto l'aspetto e vi riporta nell'immaginario più che reale, più che vivido di quella che è l'ambientazione di questo romanzo, poi perché viene da un romanzo, ed è meraviglioso proprio seguire lo sguardo che c'è su questa piccola cittadina, sulla famiglia, sulle dinamiche che avvengono all'interno della storia. E per me è stata fatta benissimo, scritta molto bene, nel senso che hanno cercato comunque di riportare in voga, in auge, un libro che comunque apparentemente potrebbe sembrare
molto datato, in realtà non lo è per nulla, per i temi che tratta e per le proposte che cerca di fare, anche gli spunti che cerca di dare il romanzo. E io l'ho trovata una serie super carina, fatta benissimo. È una miniserie divisa in tre puntate, che ovviamente racconta la storia della famiglia March, che è una famiglia molto numerosa, composta praticamente solo da donne. Tranne che per il padre, che però è inviato al fronte. Si sviluppano tutte questioni familiari e di relazioni, di difficoltà davvero molto quotidiane, molto semplici tutti i giorni, che però affrontano ovviamente dei macro temi in queste piccole difficoltà. È una società femminile, forse una delle prime rappresentazioni anche così forti, così interessanti anche di una società dove ha prevalenza femminile, perché è una piccola famiglia dove sono tutte donne, lo è. Ed è stato veramente molto un piacere vederlo, ve lo consiglio tantissimo. Se riuscite a trovarla, a beccarla, se avete Sky Go, eccetera, vi consiglio tantissimo di guardarla. Veniamo ai film del mese. I film del mese sono tre. Il primo è, e qua un po' ve lo dico perché forse sono una delle poche che lo pensa, ma è Solo, A Star Wars Story. È difficile per me parlarne perché ero partita in maniera molto negativa, tra l'altro invece che andarlo a vedere appena uscito l'abbiamo visto 2 settimane fa, tre forse, e è stato molto difficile per me riuscire a entrare nell'idea che avrebbero fatto un film su Solo. E Han Solo è, insieme a Leia, ovviamente il mio personaggio preferito della saga di Star Wars, e sono una di quelle che era partita pensando Star Wars, Han Solo, Harrison Ford. Non esiste nessun altro che lo possa interpretare perché è talmente iconico che non puoi farlo. Mi sono un po' ricreduta. Nel senso che Han Solo rimarrà per sempre Harrison Ford perché è lui. Ma devo dire che invece l'attore che interpreta Solo è stato pazzesco. Lui è stato veramente bravo nella mimica, è riuscito a studiare bene il personaggio di Harrison Ford e riprodurlo senza ovviamente essere finto e falso nella sua riproposizione, ma riuscendo a interpretarlo, e io sono rimasta molto stupita da questo. Molti hanno criticato duramente questo film, secondo me non è stato del tutto un passo falso, è stato sponsorizzato e sostenuto molto poco rispetto a tutti gli altri film, non riesco bene a capire per quale motivo. Allo stesso tempo, effettivamente, è una storia che racconta quello che noi vediamo tra la fine della guerra dei cloni e l'inizio di una nuova speranza, perché è lì che si va ad innestare la storia di Han Solo. E allo stesso tempo io l'ho trovata molto interessante. Ha delle pecche diverse, soprattutto della credibilità di alcuni punti della trama, della questione emotiva, perché non esiste praticamente un grande boom emotivo. Ci sono personaggi che secondo me sono resi veramente benissimo. Altri, cioè, ovvero tipo Emilia Clarke, che interpreta questa parte in maniera non brillante, secondo me, è un po' piatta e molto poco credibile, ma per tanti versi, secondo me, è stato un viaggio interessante. Io, quando ho sentito nominare la rotta per Kessel in meno di 12 parsec, stavo piangendo, perché per me vederlo è stato emozionantissimo. Grazie. Insomma, capisco che sia un film che sia stato molto fan service per alcuni versi, per altri no, ha accontentato un po' tante cose e molte invece non le è riuscite proprio a elaborare bene, però secondo me è un film abbastanza riuscito. Quindi per me è molto approvato. Il prossimo film che a me è piaciuto veramente molto, che ho beccato anche quello su Sky Go, è Professor Marston and the Wonder Women, ovvero la storia del creatore di Wonder Woman. Questo film è la storia di questo professore che insieme alla moglie lavorano in università in campo psicologico e pongono delle ricerche sul controllo, sul dominio, sulle funzioni delle relazioni e soprattutto anche dal lato sessuale. Hanno una relazione aperta perché hanno una relazione poliamorosa e questo è, secondo me, forse una delle prime rappresentazioni che vedo in maniera così credibile, realistica e intensa, senza essere superficiali, senza screditare o avere un occhio positivo, troppo positivo, negativo, rappresenta quella che può essere effettivamente una relazione poliamorosa in maniera interessante. E in realtà è ovviamente un grande tributo alla donna, all'intelligenza femminile e all'ispirazione che questa può dare e come viene interpretata per riuscire a darne dell'affermazione personale.
Quindi l'ho trovato super carino e ve lo consiglio tantissimo. Dateci un'occhiata se vi capita. L'ultimo film invece che ho visto al cinema e mi è piaciuto molto, incredibilmente e inaspettatamente, è Love Simon, tratto dal libro di Becky Albertalli. Ve lo accennavo già nei consigli LGBT, ma devo dire sono rimasta molto piacevolmente sorpresa perché hanno tolto tanti dei difetti che erano presenti nel libro, tante cose che secondo me non funzionavano, le hanno migliorate e le hanno rese una storia molto fruibile. Raccontano come si possa elaborare forse il coming out, l'outing e tutti i problemi che sono legati anche alla coesistenza, al parlarne, all'essere anche in una cerchia dove probabilmente ti senti quasi a disagio nel riuscire a esprimere quello che stai provando e stai pensando, e forse non senti di essere pronto nel farlo. Quindi c'è qualcun altro che lo fa per te. E in questo film c'è un cast molto brillante, secondo me molto giusto, tranne ho forse qualche problema con Lia, io, ma forse perché Anna Baker che fa Lia, no. E comunque, a parte queste considerazioni, secondo me è un film carinissimo, adattissimo a parlare di questo tema ai molto giovani, ma non solo, anche ai meno giovani. E non so, io amo davvero tanto la famiglia di Simon già dal libro, quindi vederla così è stato adorabile, è stato molto molto carino, quindi ve lo consiglio assolutamente. Tra l'altro io odio i film romantici, odio le commedie romantiche, ma questa è riuscitissima. Quindi poi come ultima cosa vi consiglio anche un documentario su Netflix che si chiama The Propaganda Game, che è un documentario che c'è da un po', ma che io ho recuperato solo di recente, una sera. È lo sguardo di questo regista spagnolo che per miracolo riesce ad ottenere un visiting pass per entrare nella Corea del Nord. E se per caso voi non avete tanto un'idea di che cosa succede in quel paese che è veramente chiuso al mondo e che conosciamo solo con il loro leader, che per noi Kim è veramente molto buffo, ma non è così buffo ed è molto interessante secondo me, soprattutto dal punto di vista cinematografico. Ha queste riprese meravigliose, queste larghe che riescono a catturare l'imponenza che in realtà spaventa molto, secondo me, di questo paese che è molto vattato su se stesso, cerca di nascondere, cerca di parlarne ed esprimere dei concetti che probabilmente sono anche giusti, perché penso che di base il fondamento del tutti hanno una casa, tutti hanno un lavoro, tutti hanno la possibilità di accedere all'istruzione sia corretto. Il problema è che è regolamentato da un regime, ovviamente, ed è spaventoso ed è terrificante. Vedere anche come i personaggi che vengono intervistati lo raccontano, è ancora più inquietante perché ovviamente avendo ottenuto un visiting pass, tutti i suoi spostamenti che vengono descritti come tu sei libero di fare quello che vuoi, in realtà sono sempre controllati perché c'è sempre qualcuno con lui mentre riprende, mentre gira. È veramente molto interessante, ve lo consiglio se volete dare un'occhiata a cosa succede in Corea, anche in maniera molto leggera e molto estemporanea. Perché è un buono sguardo sulla situazione inquietante di quel paese che noi continuiamo a riderci sopra, ma probabilmente non c'è così tanto da ridere. Il libro del mese, invece, è sicuramente Nowhere Girls. Ve ne ho già parlato, c'è una recensione dove, diciamo, disquisisco a lungo su questo volume e ve la linko giù nell'info box. Amy Reid è riuscita a rendere digeribile un tema pesantissimo, ma non sminuendolo, anzi, riuscendo proprio a darmi la spinta di essere ancora più combattiva al riguardo, e io ve lo consiglio tantissimo. Vi lascio la recensione così potete andare ad approfondire se siete curiosi. Leggetelo, leggetelo. Ora passiamo alle varie ed eventuali, tra cui anche il beauty, ma quello fra un pochino. Ovviamente giugno vi dicevo, vi accennavo ad inizio video che per me è stato un video che per me è stato un mese molto speciale perché il 2 giugno io mi sono sposata ed è stata una giornata super bella, ci siamo divertiti tantissimo, siamo stati insieme a tutti i nostri amici, alle famiglie, insomma è stato veramente molto bello e divertente. Ho un ricordo meraviglioso della giornata. E quindi, insomma, nonostante giugno per me corrisponda anche al mese della Valle di Lacrime, in quanto arrivano le tasse da pagare, mi ha dato motivazione proprio per essere molto più contenta. Molto. Mi sembra passato anche un secolo, devo dire. Dopo un mesetto mi sembra che siano successe talmente tante cose che davvero, in realtà, cioè,
ci ho dovuto pensare un attimo cosa è successo a giugno. Quindi niente, io e Mr. Fiction, ovvero mio marito, siamo veramente super contenti ed è stata una giornata molto bella. Quindi questo è ovviamente il mio evento del mese. Infatti, per i primi preferiti legati al matrimonio, perché tanti saranno legati al matrimonio, vi faccio vedere questi che sono i Funko di Leia e Han, che erano i nostri cake topper, ovvero invece che avere i bambozzi sopra la torta un po' strani e brutti, abbiamo detto spariamoci a vicenda. E non li avevamo ancora, anche perché Mr. Fiction non ama molto i Funko, non gli piacciono, lui è più per le action figures. E comunque, insomma, adesso li ripongo nella sezione Star Wars, che è la parte ordinata di libreria che voi non vedete mai. E ovviamente non la gestisco io in quanto ordinata. E poi, visto che il 13 giugno è stato il mio compleanno, ho ricevuto un sacco di regali bellissimi e mi sono anche fatta dei regali molto utili e molto belli. E diversi libri, diverse cose carine. Vi faccio vedere quelle che sono state le cose che forse mi sono piaciute di più questo mese. Parto ovviamente dalla maglietta che indosso perché sennò me ne scordo. Questa è una maglietta presa al concerto dei Selton e è la mia nuova maglietta preferita. Dopo vi faccio un close-upino perché scoprirete perché è la mia nuova maglietta preferita. Invece siamo stati da Primark tra Firenze e Prato perché a Bologna non c'è, quindi abbiamo fatto gittarella in giornata e io ho speso tutti i miei averi, ovviamente. E vi faccio vedere quello che dovrebbe essere un pigiama, ma che io non avrei problemi assolutamente a mettere in altre situazioni, che è il mio nuovo, la mia nuova cosa preferita. Questo è un camicione con i bottoni dorati, un po' prigioniero di Azkaban. Tutti siamo prigionieri di Azkaban. Dovrebbe essere un pigiama, non credo sia un problema infilarci una cintura e renderlo un vestito. Cosa dite? Tra l'altro, è costato la modica cifra di 9 euro. Quindi, sì, lo so che il fast fashion è il male, però una volta l'anno me lo concedete. Ora passiamo direttamente al beauty, così tagliamo un po' la testa al toro. Prima cosa che vi faccio vedere è questo, che vi sembrerà strano. In realtà questo è quello un pelo più grande, ne ho due più piccolini. E questo è un dischetto lavabile che serve per struccarsi. Lo potete girare da questo lato per lavarvi e in questo lato invece è più, diciamo, ruvido. Quindi serve per fare un po' di scrub. Questi sono dischetti lavabili. Io in questo caso l'ho preso da Natura, sì, ma si trova ovunque. Questi dischetti si possono lavare un bel po' di volte, sostituiscono le salviettine struccanti che io in realtà non ho mai usato perché usavo il cotone, però essendomi votata all'inquinare meno in generale, sto cercando anche di cambiare alcune cose. È difficile, lo so, però anche piccole azioni possono cambiare, come ad esempio passare a uno spazzolino in bambù riciclabile o con la testina removibile rispetto a uno completamente in plastica, ma anche attraverso lo struccarsi tramite questa cosa. Io uso insieme a Kalamazoo di Lush, mi lavo che mi aiuta a struccarmi questa cosa qui e poi ci passo questa e la rilavo. Basta un po' di sapone e si asciuga, si pulisce e poi se proprio la vedete molto sporca basta metterla in lavatrice. È un 2 in 1, quindi anche comodo. Grande scoperta del mese, grande scoperta del mese. Poi vi faccio vedere quello che è un mio autoregalo di compleanno, che è questa palette di Morphe che si chiama Hey Girl Hey e se non faccio dei danni come stavo per fare, vedete che è una palette tutta di toni sia caldi che più freddi, ma tutti legati al rosso o al viola. Ed è esattamente quello che io stavo cercando. Io in realtà puntavo quella di Huda Beauty e quella di Lime Crime, ma a quanto pare ne hanno parlato malissimo tutti, quindi di spendere 50 euro per quelle cose no. E sono andata su Morphe per farvi capire. Questo è la pigmentazione. È una cosa veramente super super bella, ha dei colori meravigliosi e questi qua che non so se si vede a camera, che sono leggermente metallizzati, non sono glitterati come tanti altri che io ho una cosa che non sopporto, ma sono proprio metallizzati e hanno una tenuta, una scrittura incredibile. Quindi sono super felice anche perché è costata 22 euro e quindi è una cifra molto più onesta e molto più umana. Questo è il grande acquisto di questo mese. Se riesco faccio questa cosa, guardate questo metallizzato è pazzesco. Io l'ho preso su Beauty Bay che consegna in Italia e tra l'altro sopra i 40 euro credo ha anche la spedizione gratuita, ma tanto col Beauty lo sappiamo che 40 euro
si fanno in fretta. Oltre alla palette di Morphe, ho fatto anche altri acquisti della Ordinary, che non so se la conoscete come marca, ma è una marca che io puntavo da un po', ma che non ero mai riuscita ad acquistare, e ho preso tre cose. Una è questa, che è la Caffeine Solution, che effettivamente serve un pochino, sempre per la questione occhiaie. Io continuo ad avere questo grave problema, che tanto è ereditario, quindi non andrà via in nessun caso, però un po' lavorarci è giusto così. Questa serve sia per il contorno occhi come siero, prima dell'applicazione della crema, e si mette mattina e sera, sia anche per rifinire anche le piccole rughe, perché ragazzi io ho 29 anni, quindi iniziamo ad avere una certa. E poi ho preso invece anche l'acido ialuronico idratante e un'altra composizione di cui non ricordo ovviamente il nome, che serve anche per uniformare la pelle. Devo dire, tra tutti e tre, questo rimane il mio preferito. E sono acidi, quindi ovviamente vanno anche combinati in diversi momenti della giornata se uno vuole riuscire a non bruciarsi la pelle. Però devo dire, grande acquisto, anche perché sarà costato tipo 7 euro, quindi top. E invece, come vi accennavo il mese scorso, forse se l'avete seguito, sapete che io non mi lavo i capelli con nulla di chimico ormai già da 3 anni, anche se sto cercando di fare lo stesso passaggio per tutto il resto. Prima però devo finire tutti i prodotti che già ho, e come vedete ho già fatto degli acquisti che non sono 100% bio. Io però, insomma, l'obiettivo è sempre quello. Cercavo una maschera sostitutiva di Radici, che è quella che uso di solito, di Lush. Perché Radici d'estate tende un pochino a non essere tanto utile, perché il mio problema è ovviamente che oltre alla pelle secca ho anche i capelli molto secchi. E quindi ho trovato questa marca che si chiama POQ, che fa questa maschera all'argan. Non è l'unica cosa di cui la fa, costa circa 7,50 euro, quindi una cosa affrontabilissima. Ha un profumo molto molto buono ed è senza parabeni, senza conservanti, paraffine, oli minerali, tutte cose che ovviamente danneggiano il capello, e la maggior parte degli ingredienti sono provenienti da agricoltura biologica. Devo dire che ho notato dall'inizio la differenza, perché io in realtà non uso le maschere come si userebbero dalla istruzione, ovvero non è che entro in doccia e poi tengo la maschera, ma in realtà io la faccio 3-4 ore prima di entrare in doccia, tengo l'impacco e poi faccio la doccia senza mettere il balsamo. E questa è veramente super 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 buona, ve la consiglio, si trova, io l'ho presa da OVS, quindi la potete trovare tranquillamente. Arriviamo all'ultimissimo preferito, giuro che poi è finito questo video che verrà lunghissimo, scusatemi, però è giugno, dai, è il mese dove c'è un sacco di robe. Sempre per il mio compleanno mi hanno regalato, sapendo benissimo la mia passione viscerale per i rossetti, questo, che è ciò che indosso in questo momento. Diciamo che sono rimasta piacevolmente stupita e molto 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 in positivo dalla linea di Clio Makeup dei rossetti, che credo si chiamino Liquid Love, non volevo dirvi una sciocchezza, però anche se io non sono una fan per nulla di Clio, non mi piace il suo modo di fare né l'atteggiamento soprattutto nei confronti delle critiche che ha, non dirò nulla di che, questo rossetto è la vita. Questo rossetto è ufficialmente il rossetto più bello, più cremoso, più spalmabile, più pigmentato che io abbia mai provato. Sto per dirlo, meglio di MAC. L'ho detto. E no, la formula è veramente super. È un po' stain, quindi non è proprio proprio non scrivente, ma idrata, perché devo dire che non mi sento la pelle mai molto secca, ed è veramente piacevole, settoso, è super pigmentato, questo è una passata, non ho solo corretto le sbavature, è veramente bellissimo. Il rosso si chiama Fire Kiss ed è super rosso ma con una punta di rosa, quindi tende più al magenta rispetto al mattone, è bellissimo, lo amo, è il mio nuovo rossetto preferito, non me lo toglierò mai, quindi andrò a dormire anche con questo finché non finisce. Devo dire che è stato un ottimo regalo della mia amica Alessia, che ringrazio e saluto tanto. Basta, direi che oggi abbiamo finito i preferiti, che sono tantissimi, e spero che questo video non diventi eterno, giuro che ci proverò. Fatemi sapere se tra quello che ho nominato e tra quello che vi ho consigliato qualcosa vi ha incuriositi, ma soprattutto ditemi quali sono i vostri preferiti giù nei commenti, così ne parliamo insieme, che sapete che io sono sempre molto curiosa. Direi che per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto come sempre, se vi è piaciuto lasciate un pollicino in alto, noi direi che ci vediamo al prossimo video, ciao!